Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Ovviamente non arriverò ai livelli di decibel di qualcun altro, però noi ci proviamo. Insomma, sono contento di fare questo video perché è in collaborazione con la vulcanica, simpaticissima, intelligentissima Matrix. Quindi vi lascerò, per chi non conosce ancora Matrix, il canale. Ecco. Solita dislessia, il link al canale di Matrix e il link al video gemello in collaborazione con Matrix. Anche se non arriverò mai al suo talento nelle urla. Cosa abbiamo deciso di fare insieme? In realtà l'ho fatto scegliere a lei perché io ho 825 miliardi di tag da portarvi. E lei ha detto che si sentiva molto attratta dal tag del sonno, quindi le ho mandato le domande del tag del sonno e voi starete per vedere il tag del sonno. È stato ideato da Paola Style e Alessandra Diavoletta, mentre io l'ho visto ormai 500 anni fa sul canale di Vittoria Vitti Maccarini. Vi metterò tutti questi canali ovviamente sempre nel box informazioni. Meno male che non è un video ASMR perché in questa via c'è sempre casino. Ma basta parlare, andiamo alle domande che io devo aprire. Domanda numero 1: hai sonno leggero o dormi bene? Non dormo bene da circa 2 anni. Più o meno da quando sono arrivati i cuccioletti. C'è una sola occasione in cui io dormo bene, che è quando ho, come dire, un incontro biblico, ecco, con qualcuno, che è cosa alquanto rara. E in più, come se tutto ciò non bastasse, ho proprio il sonno leggero di natura, quindi non auguratevi di essere come me in questo. Cosa ti viene più facile, addormentarti o svegliarti? Beh, questa domanda mi sembra un po' collegata alla prima. Avendo il sonno leggero, ovviamente è più facile svegliarmi. Il letto lo condividi preferibilmente con, attualmente l'unico essere vivente con cui condivido il letto e l'unico di tutti quelli che ho intorno con cui preferisco condividerlo, che è la mia cagnetta Freya. Se dovessi scegliere un altro essere vivente col quale condividere il letto, devo ancora conoscerlo, quindi cercasi marito. Numero 4. Se la tua vita sentimentale fosse una musica sarebbe la marcia funebre. La marcia funebre, perché è di una tristezza infinita la mia vita sentimentale. Di quante ore di sonno hai bisogno come minimo? Allora, io penso che il mio minimo sia 5-6 ore e perché di più mi fa venire mal di testa. No, facciamo 6-7 più che 5-6, tra le 6 e le 7 ore proprio massimo. Cosa vorresti sognare più spesso? Ma in realtà niente, vi spiego il motivo. Gli incubi sono brutti in quanto tali e i sogni belli sono brutti perché non sono veri. Quindi sarebbe meglio non sognare niente, perché poi se no fai un sogno bello, ti svegli e dici no, cacchio, non mi volevo svegliare. Cosa ti fa più contento vedere la mattina appena sveglio? Beh, una cosa è sicuramente vedere che Freya ha passato tutta la notte con me. Siccome la signorina là non lo fa quasi mai, le volte che lo fa mi stupisco e sicuramente mi sveglio col sorriso. Un'altra cosa che mi farebbe piacere in questo momento è, fidanzato o non fidanzato, svegliarmi comunque in una casa diversa da questa, perché non ci sto proprio minimamente bene. Vicino a cosa o a chi non vorresti mai svegliarti? A cosa o a chi? Beh, sicuramente a un animale tipo serpente, cosa del genere. E a chi?
non mi vorrei mai svegliare nella casa dove sono nato. Ecco, qualsiasi familiare sarebbe una cosa altamente negativa. Cosa riesce a rubarti il sonno? Le arrabbiature, sicuramente. Le ansie, le paure più forti del solito, non quelle di tutti i giorni, no? Quelle in futuro, cose del genere. Delle ansie magari imminenti e soprattutto di una certa portata. E poi boh, basta, non mi viene in mente nient'altro. Qual è stato il luogo più scomodo dove hai dormito? La mia sedia a rotelle. Perché probabilmente per il fatto che sto invecchiando, ogni tanto capita di addormentarmi sulla sedia a rotelle e sinceramente non è comodo perché non riesco mai a fare un sonno intero e soprattutto la mia posizione, il mio aspetto è più o meno questo. Ecco, quindi vi posso assicurare che non è una cosa comoda. Ragazzi, io non mi sono scritto i tag in questo frangente, per cui spero che questo tag possa essere visto da qualcuno, possa rifarlo, magari la prossima volta mi scriverò i tag per essere un pochino più originale. Prima di salutarvi e prima di reinvitarvi a fare le cose che dico sempre, vorrei concludere questo video pubblicizzando un ragazzo, un signore, insomma non so quante ne abbia, a cui l'ho promesso veramente da tantissimo tempo e finalmente lo sto facendo. Ti chiedo scusa Daniele se ti ho fatto aspettare un sacco. Vi sponsorizzo il canale di Daniele di S3, scritto tutto attaccato e con le due maiuscole di S. Daniele di S3, che sul suo canale pesca essenzialmente video divertenti in giro per la rete e li riposta. E si sa che l'umorismo è una cosa soggettiva, tutto quello che volete, però da parte mia ve lo consiglio perché a me sinceramente 9 su 10 fanno ridere, quindi passate anche dal canale di Daniele di S3. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale, a quello di Matrix e a quello magari di Vittoria Vittima Carini, visto che ve li metto tutti. E attivate tutte e tre le campanelle per non perdere video di nessuno e per quanto mi riguarda mi farebbe piacere se mi seguiste su tutti i miei social. Ringrazio Matrix, la vulcanica Matrix per la collaborazione e noi ci vediamo al prossimo video.